werden Häuser spitzbegreifen. Weiter dreht er sich im Kreise, erneut zum Feuerschein. Weiter dreht er sich im Kreise, so als habe er kein Ziel. Ohne Anfang, ohne Ende, unabänderliches nel mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa, mi ripetevi, sai che l'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così. La bella ritornava un po' più presto dalla scuola per aiutarmi. Ti vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi? A Berlino Est. Alexanderplatz di Battiato è un pezzo che abbiamo eseguito coverizzandola per la prima volta in un'occasione abbastanza particolare, ovvero quando i nostri fan avevano organizzato per noi una data a Berlino. E allora noi, per celebrare, diciamo, questo dono alla fine dei fan che addirittura si mobilitano per organizzare alla propria, chiamiamola, band del cuore, una data addirittura fuori dall'Italia, cosa che per noi, essendo una band rock in italiano, era molto difficile uscire e andare fuori dalle Alpi. Allora, appunto, come tributo a loro avevamo fatto Alexanderplatz, e a quel punto, cioè, a parte il fatto che siamo tutti estimatori di Battiato, abbiamo detto: perché non riproporla anche oggi insieme a Morgan, che sicuramente è battiatoso quanto noi, se non più di noi addirittura. Voi siete veramente una realtà interessante in Italia, cercate, lo so che non lo farete, di non sputtanarvi e di rimanere, come dire, proprio senza guardare le distrazioni che sono la televisione, successo, Morgan, il taglio di capelli, le giacche, tutte queste cose non devono interessarvi, no? È la musica. Voi suonate tutti gli strumenti, tutti voi suonate tutto più o meno, siete polistrumentisti. Quella, se si mette le mani su un piano, diciamo che
Se c'è qualcuno davanti che non è musicista, puoi fargli credere di suonare il piano, suoni lentissimo. Ma come, no, io sul piano no. Tu sul piano? Ma com'è che avete, cioè nel senso che avete studiato conservatorio oppure autodidatti? Com'è la vostra? Io sono per esempio completamente autodidatta. Fino a 20 anni ho suonato su un pezzo di plastica perché non c'avevo i soldi per comprarmi la batteria, quindi... No, io autodidatta 100%, cioè devo dire che era più l'urgenza di voler far qualcosa, cioè che poi mi portava a strillare a 16 anni le canzoni di Nirvana. Quello. Ma siete coetanei? Sì. 82, sono tutti amici 83, di scuola da oramai una decina d'anni, anche di più forse. Sì. Avete fatto il liceo insieme? Sì. Praticamente sì. Anche perché sennò non potresti andare avanti facendo la vita nostra se fossi tra professionisti o tra estranei, con i pochi soldi che girano diventeresti scemo. Ma vi mantenete? Riuscite a mantenervi? Paghiamo le bollette. Sì, riusciamo il a pagare pelo. Le bollette. Al pelo. Ma non con i dischi però. No, che sei matto. Con i dischi. Con i live. Ma diciamo che abbiamo creato un rapporto col pubblico del tipo che anche... Non so come dire, anche se saliamo sul palco, ci mettiamo le giacche e così via, il pubblico sa di potersi relazionare con noi in una maniera super tranquilla. Gestiamo... tutti i contatti, i siti, le cose, il dopo banchetto, cioè facciamo i normaloni, eppure... Normaloni? Facciamo i normaloni. Che potrebbe essere un nome per un album. A parte che è un ottimo nome. Facciamo i normaloni. Un progetto di sé, quelle band un po' parallele, trasversali, no? Con dentro due elementi della sintesi, uno dei versus, quell'altro dei... Ma pazzesco, sono tutti qua presenti. Dicevi, scusa, ti ho interrotto. Ma no, che all'inizio sembrava che un pochettino, anche quando abbiamo avuto il contratto con l'Universal, che... il crescere volesse dire diventare un po' più preziosi, togliersi dalla scena, non farsi vedere. Io penso che per come è messa l'Italia, il mantenere un rapporto di fiducia e di normalità per tutto quello che non è il palco, invece è una cosa che oggi, cioè la gente ne ha bisogno. Sì, ma aiuta anche noi stessi. Ma se lo merita, la sacca, ormai c'è la frase di rito che è: se decidi di fare musica oggi, hai deciso di intraprendere una missione. Come fare il prete 30 anni fa, ti dico sì. Come fare anche l'insegnante, per esempio. Cioè, però poi il rock and roll è una festa alla fine. Ti accorgi che quando fai i concerti c'hai davanti gente che fa solamente casino. È la vita proprio bella. Cioè, alla fine ti accorgi che comunque, almeno io, cioè, penso che sia il lavoro più bello del mondo. No, assolutamente. Cioè, se no non lo faremmo. Non ci vedi niente.
Bene ragazzi, con questo sole non si vede proprio niente, con questo assolo cioè. Quando ci hanno chiamato e ci hanno detto di fare questa cosa insieme a Morgan, beh, la mia reazione è stata di grande stupore, anche perché comunque devo dire che per come è Morgan è sicuramente una persona che ha un gran background rock, sebbene comunque a livello di genere fa tutt'altro rispetto a quello che facciamo noi. Quindi era proprio la curiosità di sposare queste due cose insieme che era particolare, quindi diciamo che non c'è stato alcun momento di esitazione, abbiamo proprio accettato al volo anche con estrema gioia.